La magia dello stadio da Lussa, siamo prontissimi, Piero Gipardo e Luca Marcheggiani per raccontarvi questa sfida. Ciao Pier, che invito mi hai fatto. Ti ringrazio perché oggi c'è da divertirsi sicuramente. Queste dunque sono le scelte dei due allenatori. Tutti concentrati, la partita a inizio. Passaggio che non va a buon fine. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Prova la conclusione. Primo tentativo dell'incontro. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Il centro spazza via il pallone. Romulo la gioca larga verso il fondo, non c'è fuori gioco, ci va, viene concesso il calcio d'angolo. Soluzione in mezzo. Ci sarà un altro calcio d'angolo. Palla verso il centro. Colpisce al volo. Buon inizio, subito al tiro. Come buttare via una buona occasione. Non ha nemmeno centrato lo specchio della porta. Candreva. Passaggio non va a buon fine. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Possono provare ancora, calcio d'angolo. La battuta in mezzo. Provano il contrattacco. Cerca spazio, interviene con sicurezza. C'è Godin. Prova il filtrante. Ottimo anticipo. Palla che finisce fuori. Candreva. Trova bene il compagno. Cerca la profondità. Dunque rimessa laterale. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Sono passati 15 minuti in questo primo tempo. Ha una buona occasione. Malamente il possesso del pallone. Ottimo anticipo difensivo.
ben posizionato, riceve palla, può attaccare, si libera, può concludere, spazza via e libera l'area. Brutto intervento, in ritardo, sarà calcio di punizione. Palla al centro. Candreva cerca spazio, allontana, prova a saltare il centrocampo, smanaccia via. Palla profonda a cercare lo spazio. Avanza lungo la fascia. Grandissima azione. Kwaku Asamoah. Può tirare. Effettua il cross. Messo fuori dalla contraerea. Devono giocarla con più tranquillità. Partendo dalla difesa, stanno buttando via troppi palloni. Kwaku Asamoah. Sta arrivando in porta. È mancata un po' di precisione. La difesa deve fare più attenzione. Questo errore poteva costare molto caro. L'ha messo giù, conquista la punizione. L'arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino che infatti arriva. Cartellino giallo. Tocca verso il centro. E questo è chiaramente fallo. Vicini alla mezz'ora del primo tempo. Occhio al traversone, colpisce di testa e c'è la rete. Questo è incredibile. Il gol dell'Inter, Inter in vantaggio. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Si riparte dall'1-0. La squadra ha bisogno di lui e lui risponde nel miglior modo possibile. Occhio al movimento sulla corsia. Kwaku Asamoah. Candreva. Prova a passare la difesa col pallone profondo.
pallone è un po' timido qui. Pallone ha superato la linea, sarà rimessa laterale. Quacco Asamoah. Può andare Romulo. Lungo pallone in avanti. Altra possibilità con questo calcio d'angolo. Tantissimi angoli oggi e neanche uno si è trasformato in gol. Magari questa volta lo sfrutteranno meglio. Ci prova dalla distanza. C'è campo per andare. Solo un gol divide le squadre quando mancano 5 minuti all'intervallo. Buona opportunità laterale. Pallone al sicuro tra le braccia del portiere. Prova il filtrante. Balotelli. Cerca la profondità, un buon pallone. Romulo. Ora può andare con il cross. E c'è il gol. Raggiungono il pareggio, si ricomincia. Hanno reagito benissimo, il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Ha trovato il tempo giusto sul pallone e l'ha messa dentro. Gran bel gol, si è tuffato di testa, ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. Si riparte di nuovo in parità. Sono di nuovo in parità. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre ha creato tante occasioni, ma sono state brave a trovare il gol sfruttando una delle poche situazioni favorevoli. Gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Il secondo tempo può dunque cominciare. Buona lettura difensiva. Hanno ottenuto un fallo laterale. Cross verso il centro. Larga bene sulla fascia. Il cross. Cross allontanato, niente di fatto. Pallone comodo per il portiere. C'è il lancio lungo.
rilancia il passaggio, riceve e si prepara ad avanzare. Bel passaggio in profondità sulla fascia. Attenzione, sarà dunque rimessa laterale. La spinge in avanti. Passaggio intercettato, poteva essere un'opportunità. Non riesce a colpire il pallone, prende la gamba, fallo. Romulo cerca il pallone ma trova la gamba. Pallone dentro. Quattro a Samoa. Occasione, posizione interessante. Peccato, era un'occasione importante. Senza dubbio quel passaggio ha fatto vedere a tutti la sua classe. Meritava maggior fortuna. 15 minuti sul cronometro della ripresa. Candreva. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Palla oltre la linea, nessun dubbio, calcio d'angolo. Pallone dentro, va di testa. Nulla da fare, nemmeno stavolta. Fotocopia dell'occasione precedente. Certo, in queste situazioni devono migliorare. Crossare, sbaglia il passaggio, cross verso il centro dell'area, bel tentativo ma non trova la porta. Non era un tiro facile, ha fatto del suo meglio. Quacco a Samoa. Posizione per il cross. Cross verso il centro. Buona deviazione del portiere. Hanno sbagliato il passaggio. Prova a metterla in avanti. La mette fuori. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. C'è davvero una bella serie di passaggi. Balotelli. Crossa il pallone a centro area. Ottimo l'intervento che allontana. Tocca verso il centro. C'è una nuova possibilità. Ancora corner. Palla al centro. Recupera il pallone con facilità. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Passaggio impreciso. Abbiamo visto passaggi migliori di questo. Era interessante la sua. Ha una possibilità.
Si alza la bandierina del guardaline, peccato per loro, una buona possibilità per il vantaggio. 30 i minuti sul cronometro in questa ripresa. Sbaglia l'appoggio al compagno. Lukaku. Sbaglia il suggerimento. Lukaku. Riceve e si prepara ad avanzare. Candreva. Da lì può crossare. Qui deve tirare. Questa poteva essere la loro ultima occasione per agguantare la vittoria. Ci stanno provando fino alla fine, ma probabilmente il nervosismo inizia a farsi sentire. Passaggio intercettato. Libera. Candreva. C'è un'occasione. Splendido intervento del portiere. Fischio dell'arbitro, si alza la bandierina, c'è l'offside. Romulo. Passaggio che non va a buon fine. Buon recupero difensivo. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Prova a passare la difesa col pallone profondo. C'è l'errore nel tocco. 85 i minuti sul cronometro. Sul tiro del fuorigioco. Cerca il cross. Buona lettura difensiva, cross respinto. Zona pericolosa. Sceglie il retropassaggio. Colpo di testa. Beh, qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. Chiaramente irregolare secondo l'arbitro. Palla verso il centro. Lo spazza senza fronzoli. Prova il filtrante. Cross deviato dal difensore, comunque corner. Soluzione in mezzo. E dunque si chiude questa sfida dopo 90 minuti. Finisce in parità, nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore alle altre, credo sia un risultato giusto. I pareggi a volte sono noiosi, ma non è il caso della partita a cui abbiamo assistito oggi, combattuta e avvincente. Siamo ai titoli di coda, grazie a tutti, un saluto a Luca Marcheggiani, anche da parte mia.